Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'intervista a tu per tu questa sera con l'ingegnere Alessandro Taddia che abbiamo Buonasera. invitato dopo aver conosciuto in un'occasione abbastanza anomala rispetto, diciamo, all'esperienza che poi ci ha portato a questa intervista oggi. L'ingegnere Taddia ha fatto una settimana di vacanza a Lampedusa. E siccome noi lo conoscevamo come redazione perché è stato assessore alle attività produttive e anche ai servizi sociali del Certo. Comune di Porto Maggiore, poi è stato per due legislature, anche per due, diciamo così, sì, Mandati. legislature, per due mandati, anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'ASPA di Porto Maggiore Argente e poi dopo anche Stellato. Ne abbiamo approfittato, ecco, sapendo che era Lampedusa, per utilizzarlo come inviato quasi speciale da Ferrara a Lampedusa e ci ha raccontato un po' quello che è successo nei giorni caldi della Sea-Watch. Certo. Ingegnere, in realtà poi parlando, noi l'abbiamo conosciuta, diciamo, sotto l'aspetto professionale, non più di amministratore, ma Certo. la sua professione, lei è ingegnere elettronico, da molti anni si occupa di consulenza delle organizzazioni aziendali e anche Esatto. ultimamente di formazione. Certo. Ed è su questo tema che noi oggi, come dire, cercheremo di illustrare anche a voi che ci seguite un tema che è molto interessante. Ed è un tema. Lo diciamo subito questa espressione, il tema della riserva cognitiva. Cognitiva. Allora, riserva cognitiva ci fa pensare a qualche cosa di intellettuale, di mentale, di attività cerebrale. Ecco, un consulente di organizzazione aziendale come fa e perché si può arrivare ad occuparsi di riserva cognitiva? Certo, sono arrivato per colpa di un cerotto. Si dica. Spiego meglio. Nella mia professione mi occupo da anni di creatività. E questo professionalmente. Questa vita professionale si incrocia con un'esperienza familiare. La mamma ha avuto un suo percorso di degenerazione cognitiva. Le fu prescritto l'applicazione di un cerotto che doveva mettersi ogni sera. E l'ingegnere Capricorno vuole sapere che cos'è. L'ingegnere Capricorno, lei È dice, il qualcosa, massimo. è vero, al quadrato, insomma, Povera mia come moglie che mi sopporta. si... Ecco. E sono andato appunto a informarmi, a vedere un po' di cosa si trattava e ho trovato che questi cerotti aumentavano l'acetilcolina, che è una sostanza che favorisce la circolazione delle cellule nervose nel nostro cervello. E infatti, dopo questa prescrizione, la mamma stette, diciamo, stazionaria, forse anche con piccoli miglioramenti anche dal punto di vista della memoria, Quindi non era un eccetera. farmaco che agiva sulla degenerazione cognitiva, ma No. un farmaco che agiva sul funzionamento interno delle Esatto, cellule nervose. diciamo, il migliorare la circolazione, diciamo, del sangue nelle reti neurologiche. E poi alla fine questo non ebbe più effetto, quindi studiando meglio mi sono comparse queste due parole, riserva cognitiva. E ho capito, ho cercato di capire, anche confortato dai medici che curavano la mamma, di che cosa si trattava. Perché questo è un po' il busillis, diciamo, la riserva cognitiva ci pare di capire, ma adesso lei ci spiegherà, è qualcosa che può essere prezioso proprio nei casi perché ci può tutelare dalla degenerazione cognitiva. Riserva vuol dire che noi abbiamo qualche cosa di più che possiamo mettere in campo quando ci minaccia un impoverimento, Perfetto. una degenerazione cognitiva. Specifico subito che il cervello è una cosa straordinaria e meravigliosa e proprio per questo ci sono ancora tantissimi studi, quindi non abbiamo una definizione precisa. Certo.
La teoria della, diciamo, lo studio della riserva cognitiva porta a dire che questa è la capacità del nostro cervello di trovare soluzioni diverse quando per motivi, per danni cerebrali dovuti a invecchiamento oppure dovuti anche a danni come ictus, danni, quindi la sua capacità di fare le cose che non riusciamo più a fare, cercare di fare le cose che non riusciamo più a fare in modi diversi. Chiedo scusa magari a qualche medico che mi starà ascoltando, ma cerco di essere, diciamo, ingegneristico. Ecco, ingegneristico ma anche molto divulgativo, perché gliel'abbiamo chiesto noi. Certo. Di fare in modo di che capiamo noi, che certo, non siamo addetti, perché ecco, infatti l'ingegnere ha evitato una parola che lo psichiatra, il neurologo avrebbe usato, cioè il cervello è dotato di una plasticità, come certo, molti organi interni, che gli consente di rigenerare in qualche caso delle parti quando altre sono andate distrutte. Ecco, rigenerare, diciamo, le reti, le diciamo, reti. Il dove le nostre i cellule... percorsi. Ecco, simuliamo il fatto di avere una sorta di navigatore satellitare al nostro interno, che quando trova la strada bloccata, magari perché appunto c'è stato un danno cerebrale, ricalcola tutto e cerca di trovare strade diverse per risolvere il problema. Ecco. E va a attingere appunto a quella riserva cognitiva, che poi magari specificheremo, sì, meglio dopo. Quel cerotto serviva appunto per liberare, diciamo così, quelle strade, in modo tale che le cellule, in quel caso di mamma, girassero un pochino più facilmente. Trovassero altri percorsi quando trovavano un ostacolo. Esattamente. Ecco. Allora, abbiamo capito, diciamo, con questo esempio del navigatore satellitare, che cosa può succedere nel nostro cervello quando di fronte a un blocco, diciamo, no? Di certo, fronte a un ostacolo, c'è una possibilità di aggirarlo. Certo. Ma la riserva cognitiva che cosa è e come ci viene in aiuto? Allora, in genere la malattia e i sintomi relativi alla malattia girano parallelamente. Questo per il nostro cervello in realtà è stato scoperto che non è sempre così. Infatti un professore americano, tra altri studiosi, fece uno studio su oltre 600 suore che diedero l'autorizzazione a studiare post mortem il loro cervello. Una di queste suore morì oltre cent'anni, oltre centenaria, quando esaminarono il cervello videro che era affetta da un livello avanzato di Alzheimer, ma lei non aveva mai dato segnali di questo tipo. Mistero. Quindi sostanzialmente la malattia era più avanti rispetto ai sintomi che la malattia... Quindi biologicamente c'erano danni piuttosto importanti? Esattamente, ma non aveva manifestato il sintomo della malattia. E non fu l'unica, poi gli studi si moltiplicarono e quindi arrivarono a questa definizione del fatto che la riserva cognitiva è proprio quella parte del nostro cervello che magari non utilizziamo, ma che in casi di estrema necessità il nostro cervello va a cercare per risolvere quelle situazioni che non riusciamo più a risolvere. Ecco. Allora adesso la domanda, diciamo, di prammatica, ma ce la possiamo avere tutti, perché mica è innata la riserva cognitiva. Tutto quello che è bagaglio cognitivo è qualcosa che appartiene alla nostra esperienza, a quello che facciamo, o sbaglio? Esattamente, pienamente ragione. Ci sono dei fattori che influiscono sulla nostra riserva cognitiva. Riporto sempre quello che gli studi stanno dicendo. Il primo è il livello culturale, cioè il nostro grado di istruzione. E quanto in un qualche modo abbiamo esercitato il nostro cervello nell'apprendimento delle cose. Il secondo punto è il tipo di lavoro che svolgiamo, quindi lavori stimolanti contribuiscono ad aumentare la riserva cognitiva. Ci sono poi le relazioni sociali, quindi una persona sola
è più svantaggiata rispetto a chi in un qualche modo o per lavoro o per interesse o, ha contatti con persone diverse. Poi c'è l'attività fisica che non solo contribuisce, purtroppo non sono un grande esempio, però contribuisce alla circolazione del sangue nel nostro cervello, toglie gli stress, eccetera. E poi c'è la parte che mi interessa di più, che è l'esercizio mentale. Quello, la creatività, che è per i suoi clienti, è quello che lei insegna quando va probabilmente nelle aziende? Tento di insegnare perché è un argomento ancora visto in maniera frivola. Perché quando si parla di praticare la creatività, quando parlo di praticare la creatività, la prima cosa che mi viene detta è: ma con tutti i pensieri che abbiamo, cosa mi stai venendo a dire, cosa perché mi dici? Perché per noi creativi chi sono? Quelli che fanno i design? Esatto, ci sono molti pregiudizi da questo punto di vista. Il primo pregiudizio è quello che uno nasce creativo. È sbagliato questo pregiudizio. Uno nasce magari con un comportamento creativo migliore di altri, più aperto rispetto ad altri. Ma non è vero che la creatività sia una dote esclusiva. Creativi ci si diventa. Quindi bellissimo questo, non si nasce ma si diventa. Assolutamente sì, assolutamente è una disciplina. Infatti quello che cerco di passare come messaggio è che deve diventare uno stile di vita, cioè un fatto di vedere il mondo con occhi diversi da come siamo abituati. Vede, è ormai conclamato il fatto che il nostro cervello è diviso in due emisferi. La parte sinistra e la parte razionale, no? Dove abbiamo le nostre esperienze. La parte destra è la parte dove ci sono gli affetti, dove ci sono le intuizioni, dove può essere sviluppata la creatività. Ecco, diciamo che la parte sinistra, che è quello che lei dice, tutti la sottovalutano e credono che sia un fatto così leggero, è la parte dell'arte, delle emozioni, mentre quella destra è la parte della ragione, quindi... Forse mi sono spiegato, è il contrario, cioè la sinistra è la ragione. Ah, la sinistra è la ragione, la esatto, destra... Esatto, è la parte razionale, la destra è la parte creativa. Noi dovremmo essere capaci di gestirle insieme, queste due. Ci sono degli studi che dicono che noi utilizziamo pochissimo, rispetto alle potenzialità del nostro cervello, lo utilizziamo pochissimo. Sia la destra che la sinistra. Esattamente. Se mi permette la battuta, è chiaro che andando a vedere su Facebook, sì, si può... È la prova provata. È la prova di... Però, detto questo, noi ci affidiamo tantissimo e sviluppiamo tantissimo, del poco che utilizziamo, della parte sinistra della nostra esperienza. Perché? Perché quando riusciamo a risolvere un problema... E questo ci soddisfa, ma con tutti gli altri problemi che abbiamo non lo mettiamo mai in discussione, non lo rimettiamo mai in discussione. Questa è la differenza tra un creativo e un razionale. Cioè noi impariamo dall'esperienza e quando abbiamo imparato tendiamo a ripetere il comportamento. Assolutamente. E questa è la negazione della creatività, lei ci vuol dire. Assolutamente sì. Una prova possibile è prendetevi un navigatore satellitare, impostate 10-12 luoghi che voi fate normalmente, ed è molto probabile, a me è successo, l'ho sperimentato, è molto probabile che il navigatore vi dia una strada o più veloce o più corta di quella che noi facciamo normalmente. Sì. Ma perché? Perché per noi era soddisfacente questo. E quindi non siamo mai andati a cercare un'alternativa. Esattamente. Il razionale agisce dopo che c'è il problema. Il creativo anticipa, cioè nel senso che la sua curiosità gli apre dei mondi che... Lo porta a tentare altre vie, meno sicure, non si appoggia alle sicurezze. Assolutamente sì. Posso fare un esempio? Sì, certo, anzi. Supponiamo di voler fare un caffè con la moca. Preparo la moca, lo metto sul gas, accendo il gas, dopo un po' il gas mi si spegne, rimango senza gas. Il mio
problema quale vado a vedere, perché ho due soluzioni a quel punto. O non prendo più il caffè, prendo qualche altra cosa, o vado al bar e mi faccio fare il caffè al bar. Quando io racconterò questo fatto agli amici, lo racconto con un senso di frustrazione, proprio a me, insomma, sono sfortunato. Stavo per prendere il caffè. Grazie. Il creativo cosa fa? Si guarda attorno e magari capisce qual è il problema, che non è la mancanza del gas, è la mancanza del calore. E quindi girano fotografie simpatiche su internet di un ferro da stiro rovesciato e la mocca su. Carino questo, molto carino. Lei ha sorriso. Sì. Se posso continuare, certo. La creatività, cioè l'idea del nuovo, scatena nel linguaggio del corpo il sorriso. Posso... Quindi non è vero che abbiamo paura del nuovo? No, non è questione di aver paura del nuovo, è questione di paura di abbandonare il vecchio, che è diverso. Cioè, al vecchio io mi aggrappo, lo so, come quello che mi sta succedendo, nel nuovo non lo so, è un salto nel buio. Ecco, questa è un'altra, certo, caratteristica un del... Io ho sorriso perché poi lei mi ha portato un esempio di innovazione, di successo. Forse se mi avesse detto quello, ha tentato di rovesciare il ferro da stiro, ci ha messo sulla mocca, si è bruciato un dito, probabilmente non avrei riso, non sorriso. Sì, però il fatto stesso di forse di averle detto una soluzione che non pensava, certo, le è venuto spontaneo. Certo. Come ci viene spontaneo ridere o meno una barzelletta, perché? Noi seguiamo due percorsi, il nostro cervello, il nostro ragionamento serve due percorsi. Un percorso lineare, fatto di step, no? Ho messo a posto la mocca, ho fatto tutto e mi sono trovato il problema e lì mi sono fermato. Oppure quello che Edward De Bono, il guru della creatività, parla di percorso laterale. Pensiero laterale. Allora, una barzelletta, posso? Certo. Due amici si incontrano. Un amico fa con l'altro, sai, 3 anni fa sono andato in vacanza alle Maldive, bei posti, bellissimi, proprio bello. Quando sono tornato a casa, mia moglie è rimasta incinta. Ah, però, beh. No, aspetta, dice, 2 anni fa sono andato alle Seychelles, anche lì, bei posti, un villaggio bellissimo, nuotate, eccetera, acqua bellissima. Beh, quando torno a casa mia moglie è rimasta incinta. Ma no, l'anno scorso sono andato giù in Sicilia, anche lì noi andiamo fuori, ma posti bellissimi. Sono tornato a casa e mia moglie è rimasta incinta. Allora dice, beh, cosa pensi di fare? Adesso le do 2 risposte. La prima è, il prossimo anno penso di stare a casa. Ci sta, no? Ha avuto una serie di disavventure. Se invece la seconda risposta le dico, il prossimo anno la porto con me in vacanza. Mi fa ridere. Perché? È la barzelletta. Perché? Perché la battuta che le ho dato è fuori dal nostro percorso lineare. E da qui ho tratto il mio motto, che quando a fronte di un problema uno espone una soluzione, se questa soluzione fa ridere, o hai detto una sciocchezza o è una genialità. È bellissimo questo, perché il creativo può anche, come dire, il creativo se trova la soluzione, come dire, non pensata di successo, è genio. Se invece, come dire, cerca una strada mai battuta, ma è una strada che non porta da nessuna parte, è lo sciocco. Sì, diciamo questo, stiamo lontani intanto dalle persone che utilizzano frasi killer. Okay. Frasi killer è, ho un'idea nuova e la persona mi dice, ma no, abbiamo sempre fatto così, ma no, poi mi costa, ma puoi cambiare, la gente sai che non cambia mai. Quindi c'è una serie di frasi killer, quindi mettiamole da parte. Chi ci demotiva? Assolutamente. Il percorso creativo è fatto di assolutamente 2 momenti. Il momento in cui la parte destra funziona e quindi la parte sinistra non deve permettersi di porre giudizi. La parte destra sforna delle idee.
Poi queste idee, una volta, devono essere chiaramente valutate a seconda della fattibilità, è lì che entra la valutazione. Ecco perché, dicevo all'inizio, dobbiamo essere capaci di equilibrare questi nostri due emisferi, ma lo dobbiamo fare in maniera disciplinata, quindi non lasciare al fatto, cioè deve essere proprio uno stile di pensiero. Ecco, è molto interessante quello che lei ci dice, e adesso capisco anche come lei, perché lei pratichi queste tematiche, perché all'interno di un'azienda, di un'organizzazione aziendale, di un'associazione, di un'istituzione, di un ente, sono necessari questi due momenti, cioè il momento della libera produzione di idee, le più originali e creative, ma il momento anche in cui queste vengono passate al filtro della fattibilità, che vuol dire della ragione. Ma lì c'è una motivazione, cioè sei in un'azienda, hai bisogno di inventarti sempre cose nuove, di andare sul mercato ed essere competitivo, di aggirare gli ostacoli che gli altri che si frappongono anche per l'azione degli altri. Ecco, ma l'individuo che non ha queste necessità, come può essere stimolato ad esercitare la propria creatività? Lei dice che deve diventare uno stile di vita. Come si fa, si insegna nelle scuole? No, a parte ci sono tecniche per sviluppare questa... No, bisogna crederci. Bisogna credere al fatto che la creatività, questa famosa parte destra, è quella che ci contraddistingue rispetto ai meccanismi, ai tecnicismi, che la tecnologia sta sempre di più portando in sostituzione dell'uomo. Noi vediamo che le operazioni manuali ormai sono sostituite dalle macchine, mi viene da dire, anticipo allora un altro mio motto, se mi è consentito. Sì, certo. Io mi sono e mi sto occupando di qualità che non è certificazione, ma qualità nel senso globale, per me qualità vuol dire la capacità nostra di soddisfare le esigenze espresse o implicite di chi mi sta vicino. Se io adesso la sto annoiando, non sto facendo un'intervista di qualità, se sto annoiando il pubblico non sto, perché in un qualche modo non vuol dire che non sono capace di soddisfare quello che lui mi chiede. Uno dei concetti principali della qualità cosiddetta totale che i giapponesi ci hanno portato è il concetto del miglioramento continuo. In aula io chiedo, miglioramento continuo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente io devo sempre attorno, e viene rappresentato con un cerchio, adesso non entro nei dettagli, ma devo in un qualche modo sempre migliorare le mie prestazioni. La domanda che faccio è, dove sono immagini migliori, maggiori del miglioramento continuo? Nel far bene le cose che faccio male, nel far meglio le cose che faccio così così, o nel rivedere le cose che ritengo di fare bene? Questo. Esatto, è l'ultimo. Per in genere dice, no, ma se fai le cose fatte male le devi far bene. No, sì. Quelle appunto le devo far bene. Ma è proprio nel mettere in discussione le cose che io già do per scontato. Quindi il concetto del miglioramento continuo, se si può dire, è una fregatura. È una fregatura, sì, certo, sono convinta. E quindi ho introdotto, e vorrei fare un clap su questo, su un altro mio motto, e la conclusione. Il motto dello stop 5-2. Che vuol dire? Attenta perché adesso sorriderà, eh. Stop, proviamo a dirlo in ferrarese. Stop, stop. Fermati. 5, come si dice in ferrarese? Think. E due? Do. Adesso se lo diciamo in inglese, stop. Fai. Think, pensa, e do. Think e fai. Fermati. Pensa e fai. Capito, questo è carino. Stop. Qual è la difficoltà nostra? È lo stop. Stop e fermati a pensare. Le faccio invece una domanda proprio da killer, l'affermazione killer. Allora, di fronte al miglioramento continuo,
in cui è in gioco proprio, siamo in gioco tutti noi, no? Ecco, soprattutto in una situazione di apprendimento, quindi di relazione, di apprendimento, può essere che ti si dica, ma oppure in una relazione di lavoro, all'interno di un'organizzazione aziendale, ti si dica, ma miglioramento continuo, ma ci sono degli ostacoli, c'è troppo lavoro da fare, dobbiamo fare tante cose. Ecco, queste sono frasi killer, perché sono frasi in cui, come dire, c'è una sorta di rifiuto, no? Certo. Anche all'ipotesi di miglioramento continuo. Certo. E perché migliorarsi continuamente effettivamente è impegnativo, ecco, se uno Certo. non se lo sente, se non nasce, e in questo senso credo che lei abbia detto già all'inizio che ci può essere una predisposizione maggiore in alcune persone e in altre Nel meno. Nel comportamento, non comportamento. nell'acquisizione, cioè Certo. nella curiosità, nel voler essere curiosi. E certo, e anche nel volere essere sempre sfidante, perché Certo. questo appartiene di più, diciamo, alla nostra personalità in sostanza. Certo. Ecco, rispetto a queste frasi, lei che cosa suggerisce? Suggerisco il fatto che se quando si parla di innovazione, no? Quindi il voler fare sempre qualcosa di meglio, io faccio qualcosa di meglio, ma se le azioni che mi portano a fare qualcosa di meglio per me sono queste, come faccio a fare qualcosa di meglio se sono già convinto che Di sto facendo essere qualcosa di il meglio? top. Certo. E quindi ritorniamo al discorso di prima. Devo avere la forza, il coraggio di fermarmi un attimo. So che questa è una frase che non piace molto, ma devo avere il coraggio e la forza di fermarmi un attimo e di ripensare a quell'azione che probabilmente il fatto di continuare a farla mi nasconde altre possibilità, forse migliori. Ma siccome sono preso da questi ritmi infernali, no? Con tanti altri problemi, non ho la Certo, possibilità di di fermarmi. È fermare. questo che è la difficoltà nel passare, Allora, difficoltà di passare lei ci ha questo. detto moltissime cose e ci ha dato, come dire, anche, ci ha aperto, insomma, uno scenario, no? In modo molto semplice, ecco, senza, non con il tono del guru, perché sentiamo, ci sentiamo dire queste cose dai guru. Allora, come ci lasciamo? La riserva cognitiva ci aiuta di fronte anche alla malattia, alla Certo. ipotesi. Quindi dobbiamo allenarci, dobbiamo acquistare questo stile di vita. Ci dia per concludere, oltre a tutti gli slogan che ci ha dato, che sono poi dei comportamenti da mettere in pratica, che cosa, una frase finale per convincerci che prima cominciamo, se non abbiamo già cominciato per tempo, e meglio è. Beh, le dico, avendola vissuta Personalmente. direttamente, la cosa mi tocca più da vicino. Se prima ero convinto che l'approccio alla creatività fosse un vantaggio personale dal punto di vista anche lavorativo, adesso sono convinto che la riserva cognitiva sia una cosa preziosissima per noi, per il nostro Wow. invecchiamento. E quindi anche a partire dall'enigmistica, ma soprattutto l'essere, fermarsi ed essere curiosi. Fermiamoci Essere curiosi. e siate curiosi. Curiosi nel senso rimettetevi in gioco, non Disposizione. abbiate paura, lo diceva Sì. un personaggio famosissimo, adorato, non abbiate paura di fermarvi e di essere curiosi. Quindi non chiediamo perché soltanto, e non chiediamo soltanto conto di quello che fanno gli altri, ma chiediamo perché a noi stessi di quello che facciamo. Assolutamente, assolutamente. Ok. E proveremo soddisfazione, Proviamo proveremo soddisfazione. soddisfazione. Ci lasciamo qui intanto come prima pillola, diciamo Pillola, così, no? benissimo. Che ci porta nella direzione della riserva cognitiva. La ringraziamo Grazie a lei, davvero, grazie a voi tutti. l'ingegnere, e ringraziamo, sì, è vero, anche voi dell'attenzione che ci accordate. Arrivederci.